Ho fatto credo una bella prestazione, c'è stata una bella risposta da parte della squadra. Peccato che ci siamo fatti rimontare due volte, però credo che questo sia il cammino giusto per raggiungere la salvezza. Sei stato protagonista dell'episodio del rigore per l'Avellino, sei andato a protestare con il direttore di gara dopo quel tocco con la mano. Ti chiedo se c'è stato e soprattutto se c'era secondo te rigore. Ma io personalmente credo che il rigore non c'è stato, perché la palla l'ho toccata sì con la mano, ma ero con la mano sul petto, quindi difficile valutare. Secondo me non c'era. Poi l'arbitro credo si sia fatto condizionare un po' dal pubblico, da tutto l'ambiente. Visto che eravamo in vantaggio, ha fischiato il rigore. Però secondo me, credo anche il secondo sia dubbio, perché c'era un fuorigioco di D'Angelo che stava rientrando e ha fatto passare la palla in mezzo alle gambe. Il guardalinea sembrava che stava alzando la bandina e poi non l'ha alzata. Quindi dispiace commentare partite del genere, perché comunque ci tenevamo a far bene. In effetti avete approcciato subito molto bene la gara, al di là del gol in avvio di Brugman al dodicesimo c'è stato anche, ci sono state altre occasioni, c'è stato il palo di Mancuso ma anche il tiro di Balzano, insomma, è un Pescara che possiamo dire in qualche modo è risorto. Ma sì, come ho detto prima, questo credo che sia l'approccio giusto alle partite, deve essere sempre così, perché comunque oggi si vedeva che avevamo voglia di fare risultato. Ora non dobbiamo abbassare la testa, dobbiamo ancora dare ancora di più, perché anche oggi purtroppo non è bastato quello che abbiamo fatto. Dobbiamo fare di più per tornare a vincere. Questa prova di sostanza però è importante. Tu proprio domenica scorsa, anzi, pardon, martedì al termine della gara con il Carpi ai nostri microfoni avevi detto basta con le chiacchiere, è il momento di parlare con i fatti, di tirare fuori una prestazione all'altezza. Quest'oggi il Pescara comunque l'ha fatto. Sì, ci siamo parlati e ci siamo guardati in faccia e oggi c'è stata una bella risposta. Quindi io spero che si continui così, perché questo è l'unico modo nel senso, per far bene e per raggiungere i punti che ci servono. Senti Perotta, dopo aver agguantato il pareggio, l'Avellino negli ultimi minuti ha premuto parecchio, hanno anche protestato su un presunto altro calcio di rigore su Castaldo. Tu eri in linea, anche se era molto affollata, che cosa hai visto? Ma credo che giustamente Castaldo si sia lamentato, ma cioè, non perché voglio dare ragione a Pescara, ma credo che non ci sia nemmeno quel rigore. Però va bene, l'arbitro ha deciso così e ora purtroppo è andata, non si può tornare indietro e va bene, ci accontentiamo di questo pareggio. Poi comunque sulle ultime occasioni l'Avellino dopo il 2-2 si era fatto coraggio, quindi poi giocando in casa con l'aiuto del pubblico spingeva molto. Noi credo che ci siamo difesi bene gli ultimi minuti e abbiamo portato a casa il pareggio. C'è un po' di rammarico per questo pareggio, soprattutto per quello che è successo all'inizio del secondo tempo, quando in vantaggio per 1-0 Balzania ha avuto l'occasione per il 2-0, fosse arrivato quel gol, il raddoppio probabilmente, ma non c'è la controprova, la gara si poteva mettere su binari diversi. Ma sicuramente sul 2-0 la gara credo sarebbe andata diversamente, però vabbè, ora purtroppo anche loro hanno avuto delle occasioni, hanno sfruttato sull'1-0 nostro, quindi credo che le occasioni sono alla pari, credo che il risultato sia giusto. Hai accennato al pubblico del Partenio, però c'erano circa 170-180 sostenitori arrivati dall'Abruzzo, un messaggio a loro. Ma sì, noi comunque li ringraziamo molto, ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine. C'è stata una bella risposta anche dai tifosi, perché anche dal riscaldamento ci hanno dato la carica giusta per affrontare la partita. Li ringraziamo, perché sotto la pioggia non era facile venire così tanti e spero che ora in casa ci sia ancora di più, perché credo che ora ci serve davvero tanto. C'è l'Empoli, eh? Lo so, però dai, anche loro hanno fatto dei passi falsi, quindi non vedo perché. Noi ce la giocheremo a viso aperto come abbiamo sempre fatto, quindi non dobbiamo aver paura, non dobbiamo andare lì a cercare il pareggio o a difenderci, dobbiamo cercare di giocarla a viso aperto, perché io credo che ce la giochiamo alla pari. Grazie, grazie a Grazie mille. Marco Perrotta, difensore.